Bella a tutti ragazzi, qua è Rapi, siamo qui oggi con questo nuovo video, siamo qui con il primo episodio delle live Q&A, risponderò alle vostre domande mentre gioco, siamo su Free For All su MV2, vi voglio anticipare che quattro domande le ho accorpate insieme perché erano molto simili ma non uguali, quindi andiamo subito a vedere le nostre domande. Bangness mi chiede quando hai iniziato a fare feed e perché. Gian mi chiede che giubbotti usi. Uso dei giubbotti fantastici. Code preferito, chi ti ha fatto nascere la voglia di intraprendere questa carriera da sniper? Quando hai iniziato la tua carriera, da qual è stata la tua ispirazione che ti ha portato ad iniziare? Questa è una domanda di Spax. E poi Vision che mi chiede quando hai iniziato lo sniping. Sostanzialmente volevo raccontarvi una cosa che è abbastanza un'esperienza personale, seppure non un'esperienza piacevole, ma comunque un'esperienza personale. Io prima, quando giocavo ai videogiochi, sto parlando di un bel po' di anni fa, non avevo giochi di guerra, avevo sostanzialmente giochi di calcio, di macchine, perché ero appassionato, cioè delle macchine, proprio andavo fuori di testa per le macchine. Un mio amico, il mio migliore amico, non uno qualsiasi, dato che comunque ci vedevamo sempre, mi fece provare COD 5, perché lui aveva la Play 3, io avevo ai tempi solo la Play 2. Io quindi ho iniziato così, lui mi ha fatto appunto venire la voglia di giocare a COD, perché io prima assolutamente non ci giocavo nemmeno, quindi non sapevo neanche che esistesse fondamentalmente come gioco, quindi. E lui giocava anche col cecchino. Lui giocava col cecchino su COD 5. Perché vi dico che è una cosa abbastanza personale? È una cosa abbastanza personale perché la persona, appunto, questo mio amico, il mio migliore amico, che mi ha fatto iniziare questa passione, purtroppo dal 2010 non c'è più perché era molto malato e purtroppo è mancato. Lui è stata la persona che mi ha fatto iniziare. Senza di lui io non sarei qua, non vi starei parlando adesso. Veramente mi sento di dirgli un grazie, ma non solo per quello che ha fatto per me nell'ambito dei videogiochi, ma per tutte le esperienze che mi ha regalato, perché veramente è stato un amico speciale. Non dimenticherò mai i momenti passati insieme. Le altre domande sostanzialmente mi chiedevano come ho iniziato la mia carriera da sniper. Ho iniziato appunto così. Safe Deca che mi chiede, ci racconti la tua carriera da sniper. Allora, ho iniziato appunto col competitive, sono stato in tanti clan diversi, sono stato nei Rexo, sono stato negli Omega, sono stato negli X-Rebs, sono stato... Io adesso vi sto sparando dei nomi, non so quanti di voi facevano competitive parecchi anni fa. Comunque i team in cui sono stato sono questi, cioè sono stato in tanti altri team, comunque quelli in cui mi sono trovato meglio sono questi. E dopodiché appunto ho iniziato la mia carriera di YouTube nei DNA, un team fondato da Chromo RX, credo che tutti voi lo conoscevate, credo, perché era straconosciuto Chromo, cioè a livello di community faceva tantissime collaborazioni con tantissimi team. Io ho iniziato in quel team lì, poi sono entrato appunto negli RX, sono stato leader. Io ho avuto un sacco di esperienze, insomma, poi sono passato un po' per grandi clan come, che ne so, gli Horizon. Da lì in poi credo che bene o male tutti lo conosciate, però diciamo che io prima degli RX non ho fatto tantissimo, perché prima di essere negli RX sono solo stato nei DNA, ho solo avuto un team prima degli RX a livello di YouTube. Prossima domanda me la fa Rexodamis e mi chiede, hai mai pensato di fare un team? Mi è balzata l'idea di fare un team in testa, però non credo di farlo al momento, perché se io mai farò un team sarà per aiutare persone che non riescono magari ad avere visibilità, quindi lo farò quando sarò più conosciuto sostanzialmente. Se mai diventerò più conosciuto farò un team per aiutare le persone, quindi adesso, ora come ora, no, chiaramente, perché con 500 iscritti è difficile aiutare qualcuno. Sì, magari potrei riuscire ad aiutare qualcuno che da 20 iscritti arriva a 30, ma non credo che cambi tanto la vita di una persona. Adesso andiamo alla prossima domanda. Me la fa Lag che mi chiede, Walter nudo si può vestire?
La prossima domanda me la fa Monorith, che mi chiede: se potessi fare un duel con uno sniper famoso, chi sceglieresti? Sinceramente è una domanda difficile, una domanda parecchio difficile, perché ci sono tanti sniper con cui fare volentieri un duel, i famosi, insomma, ce ne sono veramente tanti. Ne dovrei... cioè, è veramente difficile scegliere. Credo che... allora, 90 su 100 credo che direi Zirgriz. Adesso io lo seguo pochissimo Zirgriz, voglio specificare questa cosa. Però i primi montage che ho visto erano i montage di Zirgriz, quindi assolutamente fare un montage con Zirgriz sarebbe per me veramente una cosa fantastica. Quindi credo proprio che sceglierei lui se dovessi fare un duel con uno sniper famoso. Poi la prossima domanda me la fa Pizetz, che mi chiede: fai vedere il tuo gaming setup. Ok Pizetz, allora questo è il mio gaming. Questo è il mio gaming setup: televisore con sotto lettore DVD, poi qua c'è l'Xbox che non uso, qua c'è la PS3, Avermedia, computer con le domande, basta. E poi non c'è più nulla. Dopo che Pizetz vi ha fatto fare il tour di casa mia, la domanda, che credo sia anche l'ultima, me la fa Fede e mi chiede: come sei entrato negli RX? Allora, sono entrato negli RX tramite recruitment challenge privata, mi hanno dato una tag clan e niente, dopo quella RC privata sono entrato. Questo era il primo episodio delle Q&A in live. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Credo che magari qualche episodio in futuro lo potrò rifare. Chiaramente dipende da voi e dalle domande che mi farete. Se avete delle domande per le Q&A, lasciatele sotto questo video. Ci vediamo al prossimo video, che sarà domani. Quindi passate una giornata meravigliosa. Ci vediamo domani pomeriggio. Non vedo l'ora di caricare un altro video. E grazie per tutto il feedback che lasciate. Alla prossima. Ciao raga.